Buongiorno a tutti, sono Piero, sono uno dei co-founder di Sguascan e prima di tutto vi ringrazio per dedicare circa un'oretta del vostro tempo a questo webinar e, da un lato, e dall'altro vi segnalo la possibilità di poter rispondere, di poter porre delle domande nel box che troverete sulla vostra destra dello schermo nella voce chat. A tutte le domande proverò, tenterò di rispondere al termine di questo confronto. Mi è stato chiesto di dover rispondere al quesito della cyber security, alle tematiche relative alla cyber security, alle modalità con cui un'azienda dovrebbe, come un'azienda dovrebbe proteggere e tutelare il proprio business. Devo dire la verità che su questo tema, su quello che è gli aspetti emergenti delle nuove minacce sul mondo della security, io ho un parere un pochino discostante, che si discosta abbastanza dall'opinione comune. Affronteremo fondamentalmente cinque punti oggi: lo scenario delle nuove minacce della cyber security, lo scenario del nuovo regolamento europeo in termini di data protection, le best practice per la protezione aziendale, il concetto di vulnerability assessment sia a livello tecnico che a livello organizzativo e infine il tema della code review e l'analisi del codice sorgente. Partiamo prima di tutto da quello che è il tema delle minacce della cyber security. Oggi è diventato un aspetto, un tema ricorrente, abbastanza comune perché tutti parlano delle problematiche di sicurezza informatica. Fino a qualche tempo fa chi si occupava di questo mondo veniva sempre visto come qualcosa di strano, il nostro linguaggio era abbastanza sconosciuto. L'aspetto positivo è che oggi parlando anche con il tizio del bar ti parla delle problematiche di sicurezza che vanno dal virus o dai vari attacchi informatici che sono spesso all'ordine del giorno sui giornali stessi. Qual è lo scenario che si sta delineando? Ci cioè, sono una serie di malware sempre più pericolosi che si stanno diffondendo. C'è un sistema oggi di Crime as a Service, un nuovo servizio che viene svolto dai criminali che mettono a disposizione non soltanto le competenze, ma anche tool e software che possono svolgere determinate funzionalità con specifiche feature. Non ultimo, qualche mese fa, un tema di cronaca che arrivava direttamente da Roma su questo aspetto nel dettaglio. L'altro aspetto è la consacrazione dell'intelligenza artificiale e questo crea delle nuove problematiche in termini di sicurezza, così come il numero degli attacchi cibernetici continuerà la sua crescita, sempre costante con un incremento, incrementale. L'altro aspetto è un tema che si è notato soprattutto nell'ultimo attacco informatico che ha colpito mezzo mondo, il tema della necessità di creare delle forme di regolamenti, di norme di comportamento anche a livello fra stati. C'è tutto il mondo dell'IoT che rappresenta una problematica, c'è il crimine informatico, le monete virtuali che danno delle opportunità, delle nuove possibilità. Devo dire che partendo da questo scenario, da quello che sarà nei prossimi anni il nostro mondo, diventa estremamente preoccupante. Diventa estremamente preoccupante perché sembra la fine di tutto. Allora, la mia questione è, noi stiamo affrontando un tema che in realtà viene cavalcato da molti, perché ci troviamo di fronte a un aspetto di terrorismo psicologico o siamo di fronte a un aspetto che rappresenta la realtà delle cose? Io sono convinto che in realtà non è la realtà delle cose è un po' differente. È un po' differente dove voglio spiegarvi qual è il mio punto di vista partendo dai dati, perché la cosa migliore è sempre affrontare le tematiche in maniera razionale e i numeri sono completamente oggettivi, quindi non c'è un aspetto emozionale a riguardo. Partiamo da un dato che sono gli attacchi che sono stati condotti ad agosto. I numeri che vi mostrerò in termini di percentuali corrispondono con una variabile del 5% rispetto ai mesi precedenti.
Noi vediamo che le motivazioni degli attacchi informatici avvenuti ad agosto del 2017 sono cybercrime, cyber espionage, cyber warfare e hacktivism. Se togliamo la parola cyber davanti a tutti, a me non sembra che le motivazioni dei vari attacchi informatici sono cambiati rispetto a tanti anni fa. Io con i capelli bianchi e barba bianca sono in questo mondo, in questo mestiere, da un po' di anni. E le motivazioni sono rimaste praticamente identiche. E quello che vediamo per la fetta principale riguarda proprio il crimine, cioè quindi ci sono una serie di attacchi informatici che hanno un unico scopo ed è quello di guadagnare soldi. Andiamo ancora avanti guardando un altro aspetto. Vediamo quali sono la distribuzione dei target. La distribuzione dei target trova come target principale sicuramente quello degli individui, il 33,3%. Poi abbiamo una distribuzione che, se andiamo a vederlo nel dettaglio, corrisponde bene o male al percentuale di attacchi che rappresentano fondamentalmente lo standard degli attacchi degli ultimi anni. Interessante capire per quale motivo vengono attaccati principalmente gli individui, perché gli individui hanno sicuramente livelli di sicurezza, o meglio, di strumenti di sicurezza inferiori rispetto a tutte le altre strutture che sono elencate in questa slide come misure di sicurezza, quindi è più facile colpire loro rispetto a che colpire una struttura, un target che possa essere governativo o un target che possa essere una qualsiasi tipologia di industria. Andando poi nel dettaglio per cercare di capire chi sono i target delle industrie, ci rendiamo conto come, ed è interessante questo aspetto, come i videogames e il web hosting sono due dei target principali, perché coprono e la parte dei software coprono il 33,3% ciascuno. Fondamentalmente questi tre nel settore industria rappresentano fondamentalmente più di un terzo dei target di attacco informatico. Per quale motivo? Perché fondamentalmente nel videogames abbiamo i dati degli utenti con le carte di credito. Ed è un dato principale, quindi rientra in quello che è il crimine informatico, cioè si attacca per catturare informazioni per poter avere poi un beneficio direttamente economico. Stesso ragionamento per quanto riguarda il web hosting, perché si accede a dei dati, immaginiamo i database di tutte quante le applicazioni di e-commerce o altre informazioni del genere. Stesso ragionamento per quanto riguarda il mondo dei software. Software può essere anche un social network di riferimento. Di tutto quello che abbiamo raccontato, l'aspetto più interessante è questa slide. Questa slide dice quali sono stati i vettori di attacco. Analizzando i singoli vettori di attacco, ci rendiamo conto che soltanto il 16,7%, che è la fetta blu, non so se la vedete, è sconosciuta. Cioè, dato 100 il numero di attacchi che sono stati condotti ad agosto, soltanto il 16,7% è sconosciuto. Significa che, ribadisco quello che ho detto all'inizio, c'è un delta del 5% per mese per quanto riguarda la tipologia di attacchi. Quindi c'è la possibilità che a febbraio del 2017 il numero degli attacchi sconosciuti poteva essere il 21%. Però, quindi, arrotondando per eccesso, possiamo dire che l'80% degli attacchi informatici in realtà sono tranquillamente conosciuti e mappati, mentre soltanto il 20% è completamente sconosciuto. A me questo rapporto 80-20 mi è piaciuto subito, perché in realtà è un dato che ricorre, è abbastanza ricorrente in questo mondo, e mi ha ricordato immediatamente la legge di Pareto, dove il 20% dello sforzo mi garantisce l'80% dei risultati. Perché in questo momento quello che è il rischio è che che spesso si parla di cyber security, si parla di minacce, di problematiche, di criticità, ma perdiamo di vista quello che è l'aspetto principale, e che la maggior parte degli attacchi informatici non sfrutta modelli, tecniche o modalità impressionanti o difficili da applicare. In realtà utilizzano delle modalità e delle tecniche e degli strumenti che sono conosciuti da anni. Il vero problema quindi è decidere cosa fare, cioè da dove dovremmo iniziare. Dovremmo iniziare a cercare di proteggerci da quel 20% di attacchi che sono sconosciuti e non riconosciuti, o invece iniziare a tutelarci
dall'80% degli attacchi che sono ormai conosciuti e riconosciuti da sempre, e soprattutto abbiamo a disposizione da sempre le misure di sicurezza idonee per poter contrastare questa tipologia di problema. In realtà, la verità è soltanto una: non ci sono nuove minacce, le minacce sono sempre le stesse. Il vero problema oggi è molto più semplice. Il vero problema oggi è che il livello di conoscenza della tecnologia è completamente distribuito e di conseguenza è più facile accedere a determinate competenze e tool. Questo comporta automaticamente che il rischio di nuove minacce sia aumentato, perché oggi chiunque può avere accesso a strumenti, informazioni, competenze che possono causare un danno a un'azienda. Il problema quindi non è che è aumentato, ci sono nuove minacce, il problema è che le aziende italiane, che vanno dalla PMI alla grande azienda, negli ultimi anni non hanno investito nel mondo della sicurezza. Le motivazioni sono N, possono essere legate alla crisi, economica dell'ultimo periodo, è legato al fatto che noi stessi del mondo della security non siamo riusciti a spiegare correttamente quello che è il beneficio per il business, abbiamo sempre utilizzato una terminologia difficile da comprendere. Motivazioni possono essere tante, la verità è che le minacce sono sempre le stesse. Quello che noi oggi paghiamo è un delta di competenza e di allineamento su quelle che sono le nuove criticità. Le nuove criticità sono sostanzialmente legate al fatto che pochissime aziende, vorrei dire nessuna azienda, ma dico pochissime aziende, hanno avuto il coraggio di investire nel mondo della security allineandosi su quello che era l'evoluzione della competenza tecnica e della disponibilità di nuovi strumenti. La cosa preoccupante è un'altra, che oggi il mondo del crimine ha a disposizione un nuovo canale di business, un canale di business che è estremamente redditizio e che ha dei costi di investimento estremamente bassi, perché oggi chiunque abbia a disposizione un virus costruito o messo a disposizione direttamente su una serie di portali può prenderlo, lanciarlo su un qualsiasi sistema, e se l'altra parte non è tutelata con un antivirus aggiornato, con dei sistemi di protezione, ovviamente farà non soltanto un danno, ma catturerà, lascerà, permetterà al criminale di poter ottenere delle informazioni che lui potrà utilizzare per un beneficio prettamente economico. Quindi in realtà, quando prima parlavamo è la fine del mondo, in realtà no, non è la fine del mondo. La cosa propositiva è il fatto che l'80% degli attacchi informatici oggi che vengono in giro per il mondo, in realtà sono attacchi che noi conosciamo, conosciamo perfettamente quali sono le vulnerabilità, conosciamo perfettamente come doverli contrastare, conosciamo perfettamente quali sono le misure, modalità e tecniche che devono essere adottate, implementate all'interno di qualsiasi azienda e struttura per poterli contrastare. Ma questo non è una cosa che stiamo raccontando oggi, lo abbiamo sempre saputo, però non si fa per N motivi, perché poi ogni volta il tema della sicurezza non è mai nelle priorità delle agende delle aziende. Ogni volta le aziende sono sempre focalizzate a quello che è il loro obiettivo, cioè legato a quello che è l'obiettivo di business. E spesso la security viene vista come una commodity, anzi, se non a volte, spesso un problema. Devo dire che noi quest'anno siamo stati fortunati perché è stato lanciato il nuovo scenario ed è legato al nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati. Perché questa nuova disposizione è un'opportunità? È un'opportunità non soltanto per chi fa questo mestiere, ma anche un'opportunità per tutte quante le aziende, un'opportunità perché tutte le aziende oggi non hanno scuse, non possono definire loro una priorità, hanno un obbligo, è un obbligo legislativo. Deve essere affrontato in questo modo, ma nello stesso tempo genera automaticamente una educazione e una sensibilizzazione alle nuove tematiche di sicurezza. Perché al di là del tema o dell'aspetto legislativo di questa norma, aspetto veramente interessante di questa norma va a costruire o dare, indicare, fornire quelle che sono le modalità per una diretta, corretta gestione dei dati. L'aspetto conosciamo, immagino che tutti conoscono quelli che sono gli aspetti della Data Protection del 2016-79,
Se ci sono poi domande, potete scrivermi direttamente in chat o eventualmente al termine del webinar verrà inviato a tutti i partecipanti una presentazione anche con i miei riferimenti. Io sarò tranquillamente disponibile a rispondere laddove riesco a tutte le possibili domande. Però io l'ho vista questa disposizione come un'opportunità perché non fa altro che andare a sensibilizzare direttamente tutte le aziende, costringendole di fatto ad adottare una serie di misure di sicurezza. Perché li costringe? Perché da un lato ci sono una serie di penali che dovranno affrontare nel caso in cui non ci fosse la compliance legislativa, dall'altro, come ho detto prima, li costringe ad effettuare una serie di verifiche costanti degli assessment delle proprie infrastrutture, sia a livello tecnologico che a livello organizzativo. Infatti, quello che ho segnato in rosso, sono costretti a mettere in atto tecniche di sicurezza organizzativa adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che comprendono la capacità di assicurare la permanente riservatezza, integrità, disponibilità e la resilienza di sistemi e di servizi di trattamento, la capacità di ripristino, quindi stiamo parlando anche delle tematiche di disaster recovery, e procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Cioè significa dell'attività che costringe fondamentalmente a 1. Fare un'attività di assessment volta a verificare come stanno gestendo i dati e quali sono le misure di sicurezza oggi adottate. 2. Devono riuscire a costruire un sistema che permetta loro di poter ripristinare, definendo tempi, modalità e procedure in caso di data breach o perdita dei dati. 3. Hanno l'obbligo di dover testare e verificare costantemente quelle che sono le misure di sicurezza. Il tema della verifica costante è interessante e importante perché rientra in uno degli aspetti principali delle tematiche della sicurezza, e cioè verificare se tutti i nostri sistemi sono oggi adeguati con il nuovo che avanza, e il nuovo che avanza è legato sostanzialmente e principalmente alle nuove competenze, alle nuove tecniche, alle nuove modalità legate proprio al mondo della tecnologia e non solo. Questa è una slide che fa riferimento alle sanzioni, ma che bene o male conoscono chi nel settore lo conosce e chi deve adeguarsi a questa nuova disposizione, ha l'obbligo di conoscere perché non fa altro che determinare la priorità delle proprie attività per quest'anno. L'aspetto importante è che tutta questa nuova disposizione dovrà essere operativa direttamente da maggio del 2018. Quindi abbiamo ancora meno qualche mese ancora di tempo, ma tutti si dovranno allineare, anche perché da maggio poi partiranno le prime verifiche. Allora, cosa ci siamo detti in questo momento? Ci siamo detti fondamentalmente che abbiamo parlato delle nuove minacce di cyber security e ci siamo detti che in realtà non ci sono nuove minacce. In realtà le minacce sono le stesse e il fatto di base è che le aziende non sono oggi allineate in termini di stato dell'arte tecnologico, modalità, procedure e policy ad affrontare le problematiche di sicurezza. Quello che è cambiato sostanzialmente è lo scenario della competenza informatica che oggi è completamente distribuita, cioè tutti oggi hanno la capacità, hanno le competenze, ma soprattutto hanno a disposizione degli strumenti informatici che sono collegati in una rete ampia, possono ovviamente creare un danno a chiunque. L'altro aspetto è che il nuovo regolamento di data protection è un'opportunità, che permette alle aziende di potersi riallineare a degli standard di best practice, ma dall'altro li obbliga, e di questo è un aspetto estremamente positivo perché se questa nuova disposizione verrà adottata e implementata correttamente, ovviamente non avremo più questi scenari apocalittici che spesso leggendo sui giornali o anche leggendo delle riviste del settore ci vengono presentati o proposti. Il tema di base a questo punto è: ma quali sono le best practice per la protezione aziendale? Beh, in realtà non è che è cambiato tanto negli ultimi anni, il modello è sempre lo stesso perché è basato su un concetto di razionalità, e cioè quindi che quello che noi dobbiamo sostanzialmente fare è effettuare un'attività di assessment, mettere in sicurezza, monitorare, proteggere e gestire. Questo è fondamentalmente il ciclo di vita standard per qualsiasi tipo di situazione o di gestione ed ha l'obbligo di seguire questo tipo di modello. Dall'altro abbiamo gli aspetti che riguardano Identity, l'access management, il network e le infrastrutture, la compliance e l'aspetto principale che poi diventa driver di tutto è il tema della data information.
In questo mondo ovviamente ci sono tutta una serie di componenti completamente tecnologiche e non solo che rientrano in questo tipo di attenzione che noi dobbiamo costantemente analizzare e monitorare. Uno degli aspetti su cui mi voglio un attimo fermare, al di là di tutti i temi legati al monitoring, alla configurazione delle macchine, al network security e tutto quanto, è l'aspetto dell'educazione e dell'awareness, perché il tema della sensibilizzazione, dell'educazione dell'utente è, secondo me, il punto fondamentale di tutto. Io faccio spesso un esempio, e l'esempio è che se io vado in una grande azienda e vado in una piccola azienda, e lancio un qualsiasi test di sicurezza, se io prendo del target che sono una piccola azienda, posso trovare molto probabilmente delle macchine Windows, la mia probabilità di trovare vulnerabilità identiche sulla grande azienda e la piccola azienda è altissima. Il motivo spesso è legato non soltanto a un tema di configurazione o problematiche di sicurezza tipiche del sistema operativo, ma soprattutto anche a un tema legato spesso a un tema di comportamento dell'utente. Quante volte un helpdesk accedendo da remoto su una qualsiasi postazione ha lasciato completamente delle cartelle disponibili a tutti, ma perché quello rientrava in un tema di velocità e necessità e non disponibilità di tempo. Così come spesso, così come sono arrivati l'ultimo attacco che ha bloccato mezzo Europa, dove tutto nasce da una mail aperta per sbaglio. Quindi il tema della sensibilizzazione e educazione è uno dei temi principali per una corretta gestione della sicurezza. Ovviamente il tema del risk assessment o della gestione dell'azienda è necessariamente basato su tre livelli. Uno sono risk analysis, cioè quello che siamo detti prima, cioè analizzare quelli che sono i livelli di rischio e l'impatto all'interno dell'impresa, dove quindi l'obiettivo è di selezionare i metodi che possono essere adottati per ottenere o diminuire i rischi. Dall'altro è la valutazione, cioè quindi il processo di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti, e il terzo è il risk mitigation. E questo di fatto è un ciclo che continua costantemente. Abbiamo parlato di risk analysis, abbiamo parlato di risk assessment, fondamentalmente il tutto nasce su una necessità di dover definire e comprendere quelle che sono le vulnerabilità. Il mondo del security assessment è composto da una serie di componenti che sono nella slide, nell'immagine, sono lo split di ciascuna, ma per cercare di riassumere è basato fondamentalmente in un aspetto tecnologico, da un tema di policy aziendali, da un tema di procedure operative, da un tema di organizzazione, dove però questo framework di riferimento non ha alcun valore, non ha alcun senso se sopra non c'è da un lato un'attività di monitoring costante e dall'altro un flusso ciclico che permette di verificare costantemente se quelle misure adottate o che sono state adottate, risultano essere allineate con i nuovi aspetti, le nuove criticità, le nuove vulnerabilità. Questo tema della ricorrenza e del controllo costante rientra, e peraltro è stato completamente ripreso direttamente dall'ultima disposizione della data protection. Quindi nel risk assessment si compone fondamentalmente di sei fasi operative che hanno l'obbligo di identificare gli asset aziendali, analizzare le minacce e le vulnerabilità, valutare i livelli di rischio per definire le azioni di riposizionamento che dovranno essere adottate dalla fase di action e con la fase di monitoring verificare se le misure adottate risultano essere valide, efficaci, e da là continuamente effettuare un'attività di gap evaluation che ha l'obbligo di determinare i nuovi rischi. Tutto questo all'interno di un ciclo, di un flusso continuo e costante. Quello che è il valore delle vulnerabilità assessment, quindi permette da un lato di poter costantemente analizzare quelle che sono le vulnerabilità, dall'altro permette di fornire direttamente all'azienda uno strumento importante e indispensabile come l'audit aziendale, e il terzo, l'attività di vulnerabilità assessment, ti permette di fatto quella che è la compliance legislativa. Oggi gli strumenti, le modalità per poter effettuare vulnerabilità assessment a livello tecnologico sono tanti a disposizione, abbiamo anche delle soluzioni a disposizione anche a livello organizzativo, che sono fondamentalmente degli assessment, come ho detto prima, di processo organizzativo e di policy.
Per cercare di riassumere quello che siamo detti, abbiamo parlato di minacce, abbiamo capito che in realtà è un problema di adeguamento delle aziende rispetto alle nuove criticità. Abbiamo parlato della legge di Pareto 80-20, l'80% degli attacchi informatici in realtà sono attacchi in modalità tecniche, vulnerabilità note, stranote, ma il problema di base è il fatto che le aziende non si sono adeguate al tempo fa e oggi ancora con qualche difficoltà alle nuove criticità. Il secondo punto che abbiamo affrontato è il tema dell'opportunità del GDPR, della data protection, che ci permette e obbliga da un lato le aziende a dover riposizionare i propri livelli di sicurezza implementando strumenti e procedure che devono rispondere a quanto previsto dalla legge. Il terzo che parla di best practice aziendali, dove andando ad analizzare molto velocemente, perché non ci siamo reinventati nulla, parliamoci chiaro, sempre lo stesso modello che viene ripetuto, ma perché è un modello basato su un approccio completamente razionale, in realtà non fa altro che riprendere quello che ti sta chiedendo, quello che ci sta chiedendo direttamente il legislatore con il GDPR. Abbiamo visto velocemente il concetto dell'analisi del rischio, che è uno dei punti principali da sempre sulle tematiche di data protection, non soltanto quello del GDPR, ma è stato ripreso anche a suo tempo direttamente dal nostro garante della privacy. Abbiamo parlato molto velocemente del tema della vulnerability assessment, legato proprio a tutta la fase dei vari processi e la modalità. E per ultimo parliamo invece di un tema che è diventato oggi di uso comune, anche con ancora qualche difficoltà, ma è il tema dell'analisi del codice sorgente. Cos'è l'analisi del codice sorgente? Il codice sorgente non fa altro che analizzare quello che è il codice con cui è stato sviluppato un applicativo. Cosa significa questo? Significa che noi abbiamo una serie di modalità per analizzare o verificare le vulnerabilità di un'applicazione. Abbiamo la modalità standard che si chiama Vulnerability Assessment e di conseguenza Open Penetration Test, dove fondamentalmente, dato il target, che può essere un sito web, un'applicazione, un utente dall'esterno prova a identificare o trovare delle vulnerabilità che gli possono aiutare, permettere di poter accedere ed entrare all'interno del target stesso. È una modalità efficace, ma sicuramente non è la migliore. La migliore modalità per poter determinare le criticità di un applicativo è sicuramente l'analisi del codice. L'analisi del codice non fa altro che andare ad analizzare le righe con cui è stato scritto il codice e ha lo scopo di identificare se ci sono o meno criticità. Un esempio che io faccio sempre è che se io commissiono a un terzo lo sviluppo di un applicativo che mi permetta anche il login, quindi un'area riservata dove si può accedere soltanto con login e password, e il terzo mi consegna il lavoro completato, io quello che faccio normalmente è inserisco la mia email e password, se il sistema l'accetta e io sono entrato nella mia area riservata, dico funziona, poi faccio log off ed esco, funziona, vado avanti e indietro sulle pagine e a me sembra che sia tutto funzionante. Provo a lanciare anche un vulnerability assessment, mi sembra che sia tutto funzionante, ma in realtà nessuno è andato a verificare se la modalità con cui vengono gestite, quindi il trasferimento del password, risulta essere crittografato o meno, o se ci sono dei buchi o voluti o non voluti all'interno dell'applicativo in termini di sicurezza. Questo è uno degli aspetti principali. Il tema dell'analisi del codice ti permette di andare a verificare direttamente questo, cioè quindi fa un'analisi completamente dettagliata e ti permette anche l'abbattimento dei costi perché tu puoi intervenire molto prima dello sviluppo stesso. L'altro aspetto fondamentale è che l'analisi del codice ti permette anche di verificare se la qualità di come è stato sviluppato il codice rispetta quelle che sono le best practices di settore, perché un altro degli aspetti importanti nel nostro mondo è sicuramente quando io devo fare un'aggiunta di una qualsiasi feature, una qualsiasi modifica del mio applicativo, del mio sistema. Una delle problematiche è se lo sviluppatore o gli sviluppatori che l'avevano sviluppato non ci sono,
spesso la risposta che dicevi è forse conviene rivederlo completamente tutto, perché la modalità con cui viene scritto non sempre rispetta le best practice e quindi ci sono delle difficoltà per comprendere come è stato scritto proprio a livello di codice. La code review, oggi sono diverse modalità con cui fare l'attività di code review, ci sono quella modalità statica e la modalità dinamica. La modalità statica è una delle più semplici e anche più rapide e ti permette fondamentalmente di verificare che il software sia affidabile e sicuro, ti permette di ridurre i costi e i tempi per fare i test e, come ho detto prima, ti permette di garantire una best practice proprio nella modalità dello sviluppo del software. Fondamentalmente la code review ti permette quindi di identificare le cause della vulnerabilità di sicurezza, ti permette la correlazione dei risultati definendo quelli che sono anche i tempi di intervento, dove devi intervenire principalmente, la creazione di una best practice all'interno della tua azienda da poter poi fornire direttamente ai tuoi altri sviluppatori se questo dovesse servire. Lo sviluppo e la progettazione ti permette fondamentalmente di ridurre i costi progettuali da un lato e dall'altro è un supporto indispensabile proprio per il software development life cycle. Io sto cercando di andare avanti anche per poi lasciare eventuali domande. Quello che noi facciamo fondamentalmente sono proprio queste due attività, come SWAScan, che permette da un lato di identificare, analizzare e risolvere problematiche di sicurezza a livello di siti web, applicazioni web, mobile app e network, tramite fondamentalmente tre servizi che sono Web Application Vulnerability Scan, Network Vulnerability Scan e Code Review, attraverso un sistema che è completamente software as a service, in cloud e pay for use. Chiunque avesse intenzione di verificare la validità e efficacia di questa piattaforma può tranquillamente registrarsi sul sito www.swascan.com, ha a disposizione un free trial limitato su alcune funzionalità e inserire direttamente i target. È estremamente semplice, uno si registra, entra dentro, inserisce il proprio target che può essere un sito web, un IP o un URL o anche direttamente un file di codice sorgente. A questo punto il sistema parte completamente da solo, basta soltanto cliccare direttamente uno start. Ho finito cercando di essere nei tempi, in realtà ho finito 3 minuti prima rispetto a quello che ci eravamo detti e non so se ci sono domande. C'è una domanda che si può avere copie delle slide utilizzate, verrà inviato al termine del webinar direttamente a tutti i partecipanti le slide che avete visto. Così come ho detto all'inizio, sono anche disponibile, ci sono tutti i miei riferimenti poi alla fine della slide. Sono anche disponibile per eventuali domande o approfondimenti di qualsiasi genere. Si intende a livello. Allora, sempre c'è un'altra domanda: qual è secondo lei la sensibilità delle persone sul tema della cyber security? Nell'ultimo periodo c'è stato un incremento sul tema, legato principalmente ai fatti di cronaca, perché hanno riportato la ribalta su tutti i giornali le problematiche in essere. C'è una differenza tra un tema di sensibilità e attenzione. La sensibilità è alta, l'attenzione è ancora bassa. Il delta fondamentalmente, secondo me, lo farà proprio principalmente il nuovo regolamento di data protection, perché obbliga tutti.
a dover implementare le misure di sicurezza. Poi la verità di fondo, io sono un sostenitore che oggi si parla di cyber security, ma non è tanto distante da quello che facevamo tempo fa quando si parlava di sicurezza informatica, ICT security. Poi nel corso del tempo ci sono stati tanti cambiamenti di acronimi. Devo dire che hanno fatto ricchi chi fa fatto ricco chi fa i biglietti da visita, per cui in realtà la competenza è sempre la stessa. C'è una domanda, secondo lei GDPR è adeguato alle esigenze attuali? In realtà, allora, se si intende sia adeguato, se è uno strumento per creare un'attività, creare sensibilizzazione, creare delle policy e procedure all'interno dell'azienda, iniziare ad adeguarci ai livelli, rispondo subito di sì. Poi, come tutte quante le cose, il tema se è adeguato o meno dipende dal tipo di azienda, di quale azienda stiamo parlando, perché uno degli aspetti fondamentali è comprendere quelli che sono i rischi legati alla tipologia di dati o alla tipologia di azienda. Quindi, se lei mi parla di un'azienda governativa di un certo tipo, se è adeguato? No. Se è adeguato per la PMI, ritengo di sì. Allora, un attimo, che mi sa essere un po' troppe. Allora, rispondo una facile. La registrazione del webinar sarà resa disponibile. Mi stanno scrivendo su un foglietto, un attimo, registrazione disponibile per soci Assinter sul sito assinter.it, mentre le slide verranno inviate a tutte. Quindi le slide verranno inviate a tutti i partecipanti, mentre la registrazione sarà solo disponibile ai soci di Assinter. Pensavo fosse la domanda più facile, invece è diventata quella più difficile. Cyber Warfare è fondamentale, c'è una domanda che: cosa si intende per cyber warfare? Fondamentalmente sono le tecniche di guerriglia legate al mondo cyber, al mondo informatico. Erano delle tecniche di combattimento in realtà. La differenza tra la normativa europea e la legge 196 del 2003. Vabbè, ci sono, allora, uno, l'aspetto principale è il valore economico delle penali, cioè della multa. Due, il fatto che sono state introdotte delle figure come il Data Breach Manager, che non era previsto, c'è un tema di data recovery che non era previsto. Entrambe però allora, la legge del 196 del 2000, non entro nell'aspetto prettamente tecnico delle misure in essere. L'aspetto principale è che entrambe non definiscono nel dettaglio quali sono le misure di sicurezza da adottare, ma introducono entrambe il concetto del rischio. Il problema di base della legge del 196 è che non è stato effettuato, meglio, c'era un obbligo che poi mano a mano è andato diminuendo con una serie di agevolazioni da parte che sono state definite direttamente dal garante, da un lato, dall'altro le eventuali sanzioni non spaventavano più di tanto. Qui siamo di fronte a una legge europea che definisce un modello di riferimento e un approccio metodologico che di fatto riprende quelle che sono le best practice che da sempre vengono indicate come per una corretta gestione della sicurezza. Quali sono le sanzioni comminate da chi a carico dell'azienda per la mancata applicazione della norma, in particolare per la nomina delle procedure non redatte? Le mostro direttamente la slide che avevo,
avevo fatto ma che avevo saltato direttamente, sto rispondendo a una domanda in cui chiedeva quali sono le sanzioni di riferimento, fondamentalmente fino a 10 milioni in caso di inadempimento del fatturato, poi in realtà ci sono anche altre, verso il mouse per vedere la slide sotto. Scusatemi un attimo, ma inizia a essere vecchiotto, quindi non ci vedo neanche più. Ecco. Ok. Dove i 10 milioni più dopo c'è anche una percentuale del 2% del fatturato, poi in realtà questo valore può essere modificato in base alla gravità in cui ci troviamo di fronte, e viene valutato la natura, la gravità, la durata della violazione, il carattere doloso o colposo della violazione, le misure adottate dal titolare di trattamento e dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati, il grado di responsabilità del titolare del trattamento, le eventuali precedenti violazioni, il grado di cooperazione con l'autorità di controllo. Molto probabilmente sarà la Guardia di Finanza che effettuerà direttamente i controlli, come bene o male sempre, come bene o male è sempre stato. Non so se ho risposto correttamente, la domanda era di Mirko Milani. Devo dire che questa legge, così come quando mi si chiedeva la domanda, la differenza tra la legge del 193 del 2003 e questa, a parte alcuni aspetti che dal mio punto di vista sono perfetti perché definisce un modello, un approccio di security governance, security management che da sempre è mancato, quello che secondo me sarà estremamente efficace la potenza delle sanzioni che sono state definite questa volta, perché sono estremamente importanti. Per qualsiasi domanda potete tranquillamente scrivermi su info@swascan.com oppure anche collegarmi o contattarmi tramite LinkedIn, chi vuole, sono ovviamente disponibile a qualsiasi tipo di confronto, ma proprio di scambio di idee, non dispiacerebbe affatto. Risposta da Alessandro Feltrin, rispondo subito. Invito però anche tutti di poter collegarsi sul sito nostro, Swascan, per testare e verificare direttamente le attività di vulnerability assessment, anche perché potrebbe essere utile e interessante per comprendere quelle che sono le vulnerabilità. Sì, è obbligo per tutte quante le aziende, sia assentati. Rispondo alla domanda per quanto riguarda l'obbligo da parte delle aziende, sia per quanto riguarda che trattano dati sensibili che dati personali. Se non ci sono altre domande, sembra non ci siano altre domande, giusto? No? Io ringrazio tutti per la cortesia, per la disponibilità, è stato un vero piacere e spero
Spero di vederci presto in un'altra occasione, anche dal vivo. Di nuovo e buon pranzo a tutti.